diceva: proibito le donne parlare su un palcoscenico, proibito le donne cantare. Potevano cantare al fosso, potevano cantare in casa mentre la... Cosa c'è, Dario? Una cosa, scusa, grazie di avermi permesso di stare, sì, su un palcoscenico con te in questo, sì, momento. Lo spettacolo è femminile, è giusto che parlino le donne. Io volevo soltanto... ma cosa vuoi, caro? Darti un consiglio, cioè cercare... Dimmi. È un consiglio da uomo. No, scusa, non posso parlare. Va bene. Voglio dire, parla. Che a questo punto parla pure. Se ti lasci parlare. Parla Dario. Ecco, è il trucco che normalmente facevo con lei. No, ma parla, che ascoltiamo tutti. Parla, Dario. Almeno oggi che è il mio compleanno, ti lasci parlare. Allora, parla, Dario. Dunque, dicevo che sarebbe importante e opportuno in questo momento cominciare con una canzone. Cioè, scritta da te? No, da un uomo. Voglio dire, da una donna. Una donna ha scritto una canzone stupenda sul corpo, sulla appropriazione che l'uomo fa del corpo femminile e sulla liberazione da questa egemonia, soprattutto sì, questa, sì, questa canzone è molto importante, soprattutto perché arriva veramente sì, alla però, fonda... Dario, sì, cortese, fammi finire, stavo dicendo delle cose, ma però la canzone ti consiglio, ma se poi la cantiamo, non buttare, scusa, ma se non ti ho mi butti in basso, non ti ho ancora nel 700 i ruoli femminili delle voci da soprano, chi le faceva? Gli uomini, magari castrati, ma maschi, devo dire, sempre i maschi. Ancora, Dario, no, con i fiori. Fiori. Con i fiori. No, questo per evitare tutto quello che è la polemica normale della lite finta, eccetera, eccetera. Non solo, ma oltre, attenzione di non farlo cadere. Sì, ecco, grazie. Vai. C'è questa canzone che è stupenda, ma non ci vedete. Sì, ecco. Carici. Anche l'acqua, stai attento, è delicatissima quella. Dunque, dicevo, questa canzone è una, come si dice? Fast blues, fast cioè rapido blues. Rapido è una blues. Canzone scritta e cantata per la prima volta da una donna di colore, sì. Lydon Steindert, è un nome da uomo, ma si sono sbagliati. Sì. Vediamo un po' cosa dice. No, amore, non sono tua, mi pare importante, tua. L'anima mia, tua anima e corpo. No, io sono mia, io sono tutta mia. Io sono tutta mia, solo mia. Anima e corpo sono mia. Giusto, bella, corretta, perfetta, politicamente corretta, bellissima. Via. Ecco, adesso devi cantarla. Adesso? Sì, è un giro di blues, la faccio già sentire, è semplicissimo. No, faccio sentire soltanto per ricordarla. Sì. Scusa. No, volevo dire, ti dispiace se è un uomo che ti accompagna? Figurati, vai, ecco, suona. No, aiutarti in particolare. Siccome qui ci sono degli appoggi musicali, cioè degli interventi soltanto di appoggio, dove mancano saxofono, manca contrabbasso, soprattutto manca la tromba. Non fa niente, mi permetti soltanto un'indicazione, la faccio io dietro le tue spalle. Senza non disturbarmi, Dario. Grazie, eh? Per l'apporto di collaborazione, ricordo. Allora. Aspetta, comincio io con il trompette. No. Voi donne non avete ancora capito la musica.
abbiamo presentato l'uomo. Eccolo qua che arriva, parla, interrompe, disturba. Parlare, donne, non facciamoci interrompere con qualsiasi mezzo. Parlare! Siamo rimaste zitte per tanto di quel tempo che poi non è neanche vero. Abbiamo sempre parlato, anche nei momenti più duri, quando ci mettevano le museruole, i cinti, quando addirittura ci mettevano al rogo. E non abbiamo neanche mai creduto alla storia della costola, no? La costola! Ci raccontano gli uomini che il Padre Eterno, per creare una donna, avrebbe preso un pezzo qualsiasi, un osso di scarto, una costola appunto, fluttuante, come dire che se c'è o non c'è è la stessa cosa, non ha importanza, non un bel pezzo di cervello, ma anche l'ossicino buttato lì. Non ha perso neanche il tempo a sagomare il pupazzo come per l'Adamo, Ti racconta in un'antichissima storia Erasmo da Rotterdam. Dario, vieni un momento per piacere, mi vuoi dare una mano a fare questa presentazione? Esatto, Erasmo da Rotterdam era un filosofo del XV secolo. Si dice che è l'autore dell'elogio della pazzia. Dario, lasciami parlare. No, tu non devi affatto parlare, caro. Tu devi disegnare, devi commentare col disegno quello che dirò io. Vai là, per favore, e comincia a fare il Padre Eterno. Faccio il Padre Eterno? Sì. Lo faccio già sempre a casa. Naturalmente sono gli uomini che hanno battuto le mani, Padre Terli. Allora dicevo che questo Erasmo da Rotterdam, quello che ha scritto l'elogio della pazzia, rubando a piene mani da una favola popolare, racconta che un bel giorno il Padre Eterno, hai fatto il Padre Eterno? Sì, sto facendo il Padre Eterno. Che un bel giorno il Padre Eterno, fai bene le mani, che un bel giorno il Padre Eterno... crea l'uomo. Sì, grazie, mi è andata via proprio dal cervello. Dunque il Padre Eterno crea l'Adamo, crea l'uomo e lo vede... Attimo, devo creare prima l'uomo perché poi il Padre Eterno si è fatto la somiglianza dell'uomo. Allora dice, crea questo uomo, l'Adamo, e si rende conto di avere fatto un mammozzo triste, immusonito, se ne stava seduto con una piva lunga, mai parlava, mai rideva, non comunicava. Il Padre Eterno, su Adamo, un po' di vita, ma va a spasso, c'è qua tutto il paradiso, ma va a spasso. Lui, no, non c'ho voglia, si fanno seduto, non va a spasso, no, non c'ho voglia, lasciami stare qua nella mia tristezza. Padre Eterno non sa più cosa fare, ma come con tutto quello che ci ho messo per farti, sempre all'immusonito, chiama la pazzia, arriva la pazzia. Aspetta, faccio la pazzia. Sì, fai la pazzia, fai la pazzia. La faccio che vola, la pazzia. È veramente pazzo. Allora dice, chiama la pazzia e dice, fa qualcosa per questo mio uomo Adamo che è sempre lì triste, fammelo diventare un po' spiritosino, su pazzia. E lei dice, potrei fare qualche cosa, potrei dare in moglie mia figlia. Tua figlia? Chi è tua figlia? La donna, fa la pazzia, la donna. Una matta come te, ma dico, sei matta? Sì che sono matta, se sono la pazzia, fa, ma sta attenta, Padre Eterno, che pazzia mica vuol dire deficiente, matta mica vuol dire idiota, no, vuol dire più fantasia, più immaginazione, uscire dai cardini, dai dogmi imbecilli. Matta vuol dire fantasia, vuol dire libertà, non a caso libertà è una parola femminile. Porta la figlia, li faccio sposare. Arriva la pazzia, il Padre Eterno come la vede gli prende il coccolone, dice, ma sei impazzita, ma tu non me l'avevi detto questa figlia tua, la donna era fatta così, sto facendo la figlia con dei capelli così belli lunghi, con quegli occhi, quella voce sensuale, quel corpo, quelle due cose rotonde. Faccio le cose rotonde, tanto saluto. Con le cose rotonde che c'è qua, ma questa me la incredibilisce, il mio uomo Adamo. Va ben, dal momento che ho dato la mia parola, parola di Padre Eterno, la mantengo, perché la parola è sacra. Ma attenzione, cara pazzia, immediatamente io creerò l'uomo saggio, tu e la donna. Tu e io sono i figli che essa farà, come tu e la capra, come tu e il cavallo. E se non riuscirà a far figli, disprezzala al punto che ne abbia vergogna.